l'episodio principale è sicuramente la caduta di Cristo e quindi l'intervento di Simone da Cirene che regge la croce e la Madonna, la madre addolorata che con le pie donne vorrebbe aiutare la figura del Cristo. Il tema ovviamente è affrontato con questa folla, diciamo, di personaggi, ovviamente personaggi storici che conferiscono al dipinto una certa storicità. Racconta così la scena rappresentata nel dipinto appena restaurato il professore Salvatore Anselmo, che insegna storia dell'arte moderna all'Università di Palermo. Tra i relatori dell'incontro, dal titolo Restauro e iconografia dello spasimo di Caltanissetta, svoltosi nella sala conferenze dedicata a Francesca Fiandaca del Museo Diocesano sabato 4 marzo. Il dipinto alle mie spalle, da poco restaurato, è la copia, diciamo ormai accertata, dell'originale spasimo di Raffaele Aiuta che era in origine a Palermo, che attualmente è esposta al Museo del Prado. Un'opera che ovviamente ebbe fortuna in Sicilia e venne riprodotta da vari artisti, tra 5 e anche 600, sia pittori ma anche scultori. Il dipinto che ha alle mie spalle sicuramente ne è una, cioè, delle copie più, diciamo, interessanti, perché riproduce proprio questo modello e attesta la cultura, diciamo, raffaellesca in Sicilia, che arriva non soltanto con le copie dello spasimo ma con altri artisti che lavorarono con Raffaello e che sono attestati in Sicilia nel 500. È tornato dunque al Museo Diocesano di Caltanissetta il dipinto, che è stato lontano da casa per qualche mese per far sì che venisse completato il suo restauro, un'operazione abbastanza complessa, così come ci spiega la stessa restauratrice. A causa dello stato di conservazione del manufatto, che appunto non era ottimale, e poi l'intervento di pulitura ha dovuto discernere, selezionare gli strati e i livelli di pulitura caso per caso, zona per zona più che altro, colore per colore. È stato anche complesso ricucire l'immagine che dopo la pulitura si è rilevata microlacunosa, con queste lacune puntiformi diffuse su tutta la superficie. Non si tratta del primo intervento di restauro. Enigmatica ma anche importante per il Museo Diocesano, una tavola, una delle opere più antiche che abbiamo al Museo Diocesano, che meritava sicuramente un restauro. L'ultimo restauro importante era stato parecchi anni fa, purtroppo era stato danneggiato anche in quell'occasione, però finalmente un po' i colori sono tornati quelli reali ed è stato sistemato quello che andava sistemato, quindi finalmente troverà posto al Museo Diocesano quest'opera, ritornerà insomma al Museo Diocesano e verrà collocato nella seconda sala, anche se in questo momento l'opera verrà tolta perché farà parte dell'allestimento della mostra di Pasqua. Stiamo già lavorando su questo, quindi oggi lo potremo ammirare e poi verrà esposto il 16 di marzo.